Jesus e ben ritrovati. Da shopaholic impenitente quale sono, so che i cambi di stagione sono i momenti più difficili per resistere alla tentazione dello shopping compulsivo. E infatti anche quest'anno ho fallito miseramente nel mio tentativo di contenere gli acquisti al minimo indispensabile e mi sono lasciata prendere la mano acquistando una serie di capi pensati proprio per l'autunno e per l'inverno. Siccome so che gli haul sono tra i vostri video preferiti, ho pensato di mostrarvi il frutto delle mie ultime sessioni di shopping che si raggruppano in tre principali categorie, nel senso che si tratta di sessioni di shopping separate, quindi ci tengo a precisare che non ho acquistato tutto in un'unica volta, però gli acquisti sono stati fatti in tre principali negozi. Il primo è ASOS, quindi si tratta di acquisti online, dopodiché passiamo a Primark, che invece sono acquisti fatti tutti in un'unica volta. Come sapete Primark non esiste in Italia, infatti questi capi mi sono stati spediti dalla mia amica Liz che abita a Londra e che li ha scelti per me, e devo dire che ha scelto in modo eccellente. E per finire abbiamo H&M, anche in questo caso si tratta di pezzi che ho acquistato in diverse sessioni di acquisto. Ma lasciamo da parte le chiacchiere e partiamo con tutti i capi che provengono da ASOS. I capi di ASOS sono un po' più variegati, perché devo dire che la maggior parte dei miei acquisti per l'autunno e per l'inverno virano verso il nero, che è uno dei miei colori preferiti per la stagione invernale. Anche su ASOS ovviamente però ho acquistato dei capi neri, e partiamo con questo tubino in finta pelle che è proprio del brand ASOS. Cercavo da tempo un tubino in finta pelle perché trovo che sia classico ma anche rock, quindi possa essere abbinato sia in modo molto elegante ma anche in modo leggermente più casual. L'ho indossato abbastanza, anche se per il mio tipo di fisico trovo che le gonne a tubino non siano proprio l'ideale, ma è giusto averne almeno una nell'armadio, e per la nuova stagione io ho scelto questa in finta pelle. Il secondo capo che ho preso da ASOS l'ho già mostrato in uno dei miei video dei prodotti preferiti, ed è questa maglia molto leggera, bianca, con lo scollo tondo, semplicissima. La particolarità sono le maniche a campana, che sono fra i trend della nuova stagione, che è molto ispirata agli anni 70, e ho pensato di iniziare proprio con un capo basic facile da abbinare sia con le gonne che con i jeans, sia in modo casual che in modo leggermente più elegante. Costava relativamente poco, anche se adesso non ricordo più nessuno dei prezzi delle cose che sto per mostrarvi e che vi ho già mostrato. In ogni caso, come sempre, sul mio blog troverete la lista di tutti i capi con i link diretti di acquisto dove disponibili. Questo quindi è il mio secondo acquisto fatto da ASOS. Il terzo è molto simile al secondo, perché mi è piaciuta talmente tanto questa maglia con le maniche a campana che ho pensato di acquistarne un'altra con una stampa un po' più forte, un po' più intensa, anche se il colore è abbastanza sottotono, si tratta infatti di un verde. Il taglio è praticamente identico, con la sua manichina a campana e con questo motivo, questa stampa però un po' più forte. Il prossimo capo è uno dei miei preferiti ed è comparso anche tra i miei preferiti di ottobre, e si tratta di questo maglione extra large oversize in misto cashmere color cammello. Il cammello secondo me è uno dei colori ideali per l'autunno e per l'inverno, perché è molto neutro, quindi si abbina facilmente, anche abbastanza chic, per quanto in questo caso si tratti ovviamente di un capo decisamente casual. È un maglione infatti molto largo, di quelli flowy, con una manica particolare, non a pipistrello ma quasi. Mi piace molto che il collo non sia né a dolce vita ma neanche girocollo, quindi va a coprire e a proteggere la gola senza essere però ingombrante come una dolce vita, ed è l'ideale abbinato con dei leggings, degli scarponcini oppure jeans e scarponcini. Molto casual, lo adoro, l'ho indossato tantissimo e continuo ad indossarlo un sacco. E questo era un altro degli acquisti su ASOS. L'ultimo acquisto che ho fatto su ASOS in campo di abiti è molto più elegante, anche questo era tra i miei preferiti di ottobre, ed è un abito in pizzo, di nuovo con la manichina scampanata, con una profondissima scollatura sulla parte della schiena. Mette in evidenza la vita, è più morbido, quindi è leggermente svasato a scendere.
Si tratta di un abito che però per me è decisamente troppo corto e infatti lo indosso più come casacca, come tunica, con sotto magari pantaloni in pelle o leggings, tacchi se voglio renderlo un po' più elegante, oppure scarponcini se voglio renderlo un po' più rock. In ogni caso mi piace tantissimo, uno perché è di pizzo, che è uno dei materiali che più mi piacciono, due perché è nero e quindi smagrisce, e tre perché ha questo flair un po' anni 70 che mi piace davvero un sacco. Questi erano tutti gli abiti che ho acquistato da ASOS. Adesso passiamo a Primark con gli acquisti che ha fatto per me la mia amica Liz, che ha un occhio molto attento per ciò che mi piace. Il primo capo di Primark è un vestito in effetto pelle lucida, in questo materiale sintetico. È abbastanza fasciante, ma non in modo eccessivo. Ha questi due bottoncini dietro con l'apertura a goccia e il colletto che sale leggermente. Mi piace molto perché appunto segna, ma non in modo eccessivo, con un bel cardigan largo e la morte sua. Il secondo capo che ha preso la mia amica Liz invece ha ancora il cartellino perché non l'ho ancora indossato, ed è questa sorta di cardigan a cascata in finto camoscio grigio perla. Costava 17 sterline. Questo posso dirvelo perché c'è il cartellino. Mi piace molto, è leggero, è particolare, mi piace questo effetto finto camoscio. Non l'ho ancora indossato perché appunto sono acquisti che mi sono arrivati non da tantissimo, e avendo acquistato altre cose non è ancora arrivato il suo momento, ma arriverà molto presto. Il terzo capo di Primark è un vestito leggermente optical, un po' anni 60, quindi con svasato sopra, senza maniche, anche in questo caso al colletto leggermente rialzato, con i suoi due bottoncini nella parte posteriore. Mi piace perché appunto ha questo look un po' anni 60, che come sapete è la morte sua per quel che mi riguarda, perché è uno dei look che più amo. L'ultimo acquisto che mi ha inviato la mia amica Liz da Londra è una camicetta trasparente, nera, con questa sorta di bouclé a rilievo, e poi ha sul davanti un po' di ruche sul colletto e questa stringa che va a chiudere, lasciando però aperto un occhiello qui sulla scollatura. Mi piace molto, la trovo divertente, ovviamente va indossata con qualcosa sotto, a meno che non siate così audaci da voler portare semplicemente il reggiseno, il che non è il mio caso. Un altro acquisto azzeccato, brava Liz e grazie mille per il servizio. Passiamo adesso invece a tutta la parte dedicata a H&M. H&M è uno di quei posti dove ogni volta che capito davanti al negozio devo entrare per sbirciare e dare un'occhiata. Questo perché i prezzi sono molto accessibili e ogni volta trovo qualcosa, il capo, il pezzo che mi colpisce e che poi indosso tantissimo. Per cui i capi che sto per mostrarvi provengono da diverse sessioni, credo almeno tre. I più recenti li ho acquistati pochi giorni fa. E partiamo con questo, che è un top abbastanza largo, quindi non fasciante, in pizzo però con effetto lucido, con questa leggera e piccolissima manichina. La cerniera sulla parte posteriore mi piace indossarlo soprattutto con le gonne. Il prossimo capo fa parte di un'altra sessione di shopping della linea con i coniglietti. Mi piace molto perché è svasato, ma nella parte posteriore è arricciato, mentre davanti è più liscio. Svasato quindi non segna da nessuna parte, molto molto comodo. E poi ci sono questi adorabili coniglietti ai quali non ho saputo resistere, tant'è che della stessa linea ho preso anche la camicia. E ancora una volta era tra i miei preferiti di ottobre, eccola qui. È una camicia molto semplice, bianca, leggermente trasparente, con questi adorabili coniglietti. Questa volta però sono più sul chiaro, quindi sul grigio perla e sul bianco. Però la trovo molto carina, dà un tocco originale anche a un outfit relativamente semplice e banale. Sempre da H&M ho acquistato anche quest'abito color vinaccia. Molto anni 70, infatti ha la sua manichina campana, questo motivo diciamo di pizzo leggermente trasparente,
Ancora una volta si tratta di un abito che è più svasato nella parte inferiore, mi piace molto il colore, mi piace il fatto che abbia tutti questi dettagli un po' vittoriani, l'ho indossato abbastanza, anche se come abito per me ancora una volta è un po' troppo corto e quindi spesso lo indosso o con dei collan molto molto coprenti oppure con dei leggings. Wow, siamo arrivati alla fine, il mio ultimo capo, preso da H&M, anche questo molto molto di recente, di nuovo l'ho pagato €29,99, si tratta però di un maglioncino molto semplice, nero, l'unica particolarità sono questi bottoni dorati che fanno un po' stile vintage marinaro, che come sapete mi piace tantissimo, e credo che lo indosserò con le mie gonne a ruota e trovo che sia un capo semplice ma perfetto sia per l'autunno che per l'inverno. In realtà questo video haul non è davvero finito perché ho ancora due capi da mostrarvi, uno è sempre di H&M, l'altro invece è l'unico acquisto che ho fatto da Zara e li ho lasciati per ultimi perché si tratta di soprabiti. Partiamo con H&M appunto, così chiudiamo la sezione e vi vorrei mostrare questo semplice cappottino leggermente strutturato, è l'ideale per l'autunno mentre per l'inverno credo che sarà troppo leggero, è un classico cappottino nero con la sua zip, con le sue tasche, lo trovo molto comodo. La lista della spesa, e questo dimostra che lo sto indossando tantissimo. In ogni caso è un capo davvero versatile, semplice da abbinare sia per renderlo più elegante che anche molto casual. E l'ultimo capo, quello che ho acquistato da Zara, in realtà è un capo che volevo da tantissimo tempo, si tratta infatti di una mantella e quest'anno a quanto pare sono abbastanza di moda perché le ho viste comparire un po' dappertutto. Questa l'ho comprata a fine settembre o inizio ottobre, non ricordo, come dicevo da Zara, mi piace perché è semplice, abbastanza pesante, il taglio è quello classico da mantella, quindi con questi due spacchi tagli per far passare le braccia, ha il colletto leggermente rialzato e bordato di pelle con il suo gancetto per tenerla chiusa appunto in alto. E voilà, come al solito con la gola secca arrivo alla fine di un altro video dedicato ai miei acquisti per l'autunno e per l'inverno. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace perché aiuta tantissimo, di condividerlo, di metterlo tra i preferiti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io per oggi vi saluto, vi auguro una favolosa giornata, arriva il mio bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Jiu Jitsers e benvenuti a un nuovo video tutorial fai da te. Oggi vi mostrerò come trasformare una semplicissima scatolina tonda in cartone, di quelle che potete trovare nei negozi di hobbistiche fai da te, in un originale biglietto di compleanno 3D a forma di torta, proprio come questo.